Ciao a tutti, oggi andremo a vedere MyTetsu, una visual novel sviluppata da Loose e Circle al prezzo di 13 euro su Steam, mentre sull'eShop e su PS4 il prezzo lievita tantissimo, in quanto andremo a spendere 35 euro. MyTetsu racconta di un Giappone in cui il sistema ferroviario era una volta la più importante infrastruttura del paese, ma recentemente è andato di lato a causa dell'espansione del trasporto aereo, economico, sicuro e facile. La protagonista è un'orfana che ha perso sua famiglia anni fa in un tragico incidente ferroviario. La sua città ora sta prendendo in considerazione l'apertura di una massiccia fabbrica e sta tornando a casa per cercare di impedire che ciò accada. Sulla parte del gameplay e della longevità, come spesso accade nelle visual novel, si ha una cosa lineare e semplice, e come abbiamo visto in altri titoli del genere, raramente si ha uno schema capibile dei comandi, ma che andremo a vederli dopo compresi i menu. Per quanto riguarda la grafica, è stato l'unico gioco di questo genere ad avere, oltre agli artwork di sfondo, i personaggi in 2D che hanno le espressioni facciali e si muovono mentre parlano. Nel complesso, il sonoro si adatta ad ogni situazione. Nel menu principale possiamo già ascoltare tutte le musiche presenti nel gioco. Le lingue disponibili sono l'inglese, il cinese e il giapponese. Quindi il voto finale è un bel 7. E adesso cominciamo la parte del gameplay. Allora, prima di tutto partiamo con la storia. Così almeno vediamo brevemente. Allora, adesso qua va bene, ho fatto tutto, però faccio vedere velocemente. Allora, praticamente per il menu, allora, innanzitutto aspettiamo un attimo, perché vabbè, la storia l'avevo già detta. Questa qua sarebbe una specie di intro. Allora. Allora, praticamente con la Y accediamo al menu. Allora, qua adesso salviamo e ok. Vabbè, save load, vabbè, non sono neanche da commentare. Allora, system setting, praticamente qua. Tutto per quanto riguarda i testi e le varie opzioni per farlo vedere in tipo i cambi delle font. Poi c'è anche i linguaggi che sono, come abbiamo detto prima, inglese, cinese e con i vari sottotitoli e giapponese. Vabbè, interfaccia non c'è neanche. Allora, l'unica cosa importante è cioè importante, per saltare tutti i dialoghi, siccome non funziona principalmente nella schermata principale, bisogna attivarlo da qua, che sarebbe lo skip, quello diciamo principale, che adesso andremo a attivare. Poi, allora, sound setting, perché vabbè, le musiche e tutto. Allora, questi qua praticamente sono i dialoghi che puoi skippare, mutare, eccetera. E ok, le tips dovrebbero essere le varie robe che servono per le storie di background. E qua per adesso abbiamo finito. Ora, adesso skippiamo e ci vediamo tra 3 minuti circa. Che dopo vi spiego brevemente l'altra parte, 5 minuti. ならば成績を上げればいい。Velocemente. Ah, già. L'audio. その笑顔は変わっていないな。いいことだ。少しも変わってらっしゃらないのはお兄さんですよ。できないこどことはこではきやるまでやればばいい。Tanto il menu non c'è niente 全く変わっていだないとどはこ夢にでも思いませんでした。praticamente. Perché la maggior立教parte のera仕quello 事del にさcome ぞご苦労されたでしょうしに。変わらんか。Ah sì, quella X è vero, ci sono i vari dialoghi da far ripetere.全く変わっていないとは夢にも思いませんでした。Oppure 立nel教のお仕caso.事にさぞご苦労さ。Oppure nel caso, aspettate un attimo, che salviamo di sicurezza. Oppure in teoria, se noi facciamo quei dialoghi e andiamo ad esempio qua,
Sì. Praticamente dovremmo ricominciare dal pezzettino in cui ci siamo interrotti. Cercando tutto, ovviamente. Adesso andiamo avanti ancora. Un pochettino. Ah già, e vabbè, sarebbe uguale la stessa cosa. Praticamente con le levette. Ah sì, per il prezzo ovviamente conviene sempre prenderla su Steam. Anche perché comunque su console effettivamente per 35 euro, come ho detto prima, effettivamente il prezzo è un po' esagerato. Ok, allora. Salva. No, aspetta. Ok. Cinematic. Ok. やはりエアクです。エアクラも。エアクラを作る工場も。人々の暮らしから鉄道を奪い、大廃線時代を招いた。エアクラの犯した罪を私は決して許しません。より便利だったから人に選ぶ。 Vabbè, allora. Sōtetsu-sama. Kore wa Haieki desu. Io direi adesso di andare a vedere il menu e dopo praticamente salutarci. Allora. なんとか駅という立て看板か。はい。駅名標の名残ですね。 Tanto bene o male questi giochi qua sono abbastanza da leggere praticamente. Non c'è niente di extra da fare, diciamo. Allora. Adesso salva. Fukuka. Nawa Taiyo arawashite wa kurenakatta. Ah sì, giustamente non ve l'ho fatto vedere. Ah sì, giusto. Vabbè, comunque, semplicemente, innanzitutto salviamo. Semplicemente il meno praticamente vi fa risentire il Fukuka. Nawa Taiyo arawashite wa kurenakatta no kana. Fukuka. Nawa Taiyo arawashite wa kurenakatta no kana. Vi fa risentire il dialogo di prima. Allora, adesso menu.
E ok, adesso praticamente, vabbè, i config sono quelli di prima, tranne vabbè, salvataggio e ok. Poi, special praticamente abbiamo dentro, come visto prima, le cinematic e altro, e qua c'è dentro la musica, che ovviamente potete anche, cioè già sbloccabile fin dall'inizio. Praticamente tutto il comparto della musica già sbloccato, e qui le storie del background. Ok, adesso praticamente c'è anche il manuale, come abbiamo visto sempre. Praticamente la storia, ovviamente, e storia personaggi e la spiegazione dei vari comandi, come abbiamo visto prima. Perfetto. Vabbè, la storia dei personaggi e ok. Poi. Quindi, adesso io direi di salutarci. Ci vediamo al prossimo video. Continuate a seguirmi. Sia qui che su Twitch che su Facebook, su NextPlayer, Nintendo Switch Gruppo Italiano e su Dark Cartoon. E ci vediamo al prossimo video e ciao!